Come mai, senza far sopoli, tu non vinci mai. Come mai, senza far sopoli, tu non vinci mai. Come mai, senza far sopoli, tu non vinci mai. Come mai, senza far sopoli, tu non vinci mai. Vabbè, ragazzi, lo sfottò ci sta. Lo sfottò ci sta. Qua cade tutto. Qua cade tutto, ragazzi. Oh, non ve la pigliate? Lo sfottò ci sta, ragazzi. Dio solo sa come stavo di merda dopo Cardiff, io. Dio solo lo sa. Va bene. Vogliamo provare a parlare seriamente della partita? Secondo me l'Inter ha perso una grossa occasione. Una grande occasione ha perso l'Inter. E l'ha vinta Lopetegui e l'ha persa Conte. E adesso vi spiego perché. Diciamo che i 4 gol sono venuti da episodi. I 4 gol del primo tempo, mi riferisco io. Sono arrivati da episodi. Un errore difensivo il vantaggio dell'Inter. Un errore difensivo il pareggio per Siviglia, perché De Jong ha saltato fra Bastoni e De Vrij, o fra Bastoni e Godin, ora non ricordo bene. Liberissimo. A proposito di De Jong, oh ragazzi, certo che ve l'ho gufata bene bene. Avevo detto che sì, Sasso De Jong davanti, vabbè, oh, ha fatto 2 gol. Mamma mia, certo che ve l'ho gufata bene bene stasera. Comunque, tornando all'analisi seria, poi 2 reti su calcio piazzato, il 2-1 del Siviglia e il pareggio dell'Inter. Dove ha perso la gara Conte, tatticamente? Lopetegui ha capito una cosa. Ha capito che Lukaku, per come sta adesso, non gli vanno lasciati spazi. E come non lasciare spazi a Lukaku? Mantenere strette le linee di centrocampo e difesa. Difatti, nel secondo tempo, se avete notato, quelli del Siviglia non andavano a prendere gli alti, quelli dell'Inter. Non andavano. Le punte, la punta degli Young, i trequartisti, nel primo tempo pressavano i difensori, nel secondo tempo no. Perché? Perché se loro pressavano, automaticamente doveva salire il centrocampo e Lukaku aveva spazio per fare la sua giocata più pericolosa, dalla quale è venuto il primo gol. E tanti ne sono venuti quest'anno. Lopetegui ha capito il gioco. E che ha fatto? Ha detto: ragazzi, teniamo le linee e non pressiamo gli alti. Difatti, a parte quella, l'unica volta che Lukaku è riuscito ad andare in profondità, non ricordo sul lancio di chi, mi sa di Brozovic, e si è mangiato quel gol su 2-2. Questo, ma per il resto del secondo tempo Lukaku è stato inesistente. No, che è stato inesistente Lukaku. Sono stati bravi quelli del Siviglia in fase difensiva. Tutto qua. Dopodiché Conte non ha più saputo trovare contromisure, secondo me. Può essere una partita che, secondo il mio modestissimo parere, non andava vinta con il gioco. Perché Conte è molto sacchiano da punti di vista, da certi punti di vista. Cerca il pressing alto, cerca di occupare la metà campo avversaria. Invece no. Il punto debole del Siviglia erano i 2 difensori centrali. Soprattutto quel Diego Carlos, mamma mia, che poi ha propiziato il gol del 3-2. Per me è stata una casualità. O non sa manco lui come ha trovato quella deviazione, quella rovesciata. E questo è l'episodio del gol 3-2. Ma difensivamente parlato, sia quell'altro, il Negretto un po' meglio. Ma raga, diciamo che la chiave, singolarmente parlando, la chiave decisiva sono state le difese. Perché quella dell'Inter non mi aspettavo certi errori sui primi 2 gol. Perché sono 3 errori difensivi pieni.
Nel primo lo perdono i due centrali De Jong, nel secondo Gagliardini se lo scorda proprio De Jong. Il terzo gol, Godin, se non sbaglio, D'Ambrosio, non ricordo ora, commettono quell'errore dove questo Diego Carlos ci azzecca quella rovesciata che trova la deviazione sfortunata di Lukaku. È stata una partita decisa dagli episodi che per me l'Inter poteva vincere benissimo, con più umiltà poteva vincere benissimo. Perché secondo me la tattica che ha usato il Siviglia al secondo tempo era la tattica che avrebbe dovuto usare l'Inter, aspettarli proprio perché questi qua a centrocampo e sulla tre quarti avevano gente che sapeva giocare a calcio, Banega, Jesus Navas, Ocampos il primo tempo, Suso, lo stesso Suso ha fatto una buona partita. Secondo me i due gol di De Jong, perché io non cambio parere, anche se gliel'ho gufata bene bene, De Jong non è un fulmine di guerra. De Jong è il classico attaccante nordeuropeo, alto, buono sui colpi di testa, ma poco altro, ma sono gravissime le disattenzioni sui due gol. Oddio, il primo un po', lui è bravo che ci va a tuffo, il secondo Gagliardini lo perde proprio. Questo è quanto. È stato decisivo l'atteggiamento nel secondo tempo, perché praticamente che ha fatto Lopetegui? Quello che fece Jorge Jesus col Benfica, in quel famoso Juve Benfica. Questo ha fatto Lopetegui, che ha fatto? Ha arretrato, ha smesso di pressare alto e ha compattato le due linee basse. L'Inter non ha più avuto spazio e poi di lì è maturato l'episodio, poi è maturato l'episodio del 3-2 e l'Inter non è stata più capace di reagire, se non con azioni casuali. In più c'è da dire che fisicamente quelli del Siviglia stavano un po' meglio, ma tutto sommato io continuo a pensare che l'Inter abbia perso una grossa occasione, perché se la difesa avesse retto, come ha retto in campionato anche, la miglior difesa. Se la difesa non avesse fatto determinati errori, secondo me la portavano tranquillamente a casa. Hanno perso una grossa, grossa occasione. E Lopetegui vince il confronto con Conte. Ragà, ditemi la vostra, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Lo sfottò ci sta, ma poi io, sapete, parlo seriamente. Ciao ragà e buonanotte. Ah, ironia della sorte, termino con uno sfottò. Domani, la cosa forte, Lukaku ha fatto un campionatone, una super stagione Lukaku, ma sapete qual è l'ironia della sorte? Io ho sempre detto, e lo ribadisco, Lukaku ha fatto la sua miglior stagione da quando gioca a calcio, ha sostituito, ha fatto dimenticare Icardi, ma sapete qual è il paradosso? Che la finale di Europa League la decide un'autorete di Lukaku e che uno fra Icardi e Perisic vincerà la Champions League. Questo è il paradosso di questa stagione. Domani o domenica uno fra Icardi e Perisic vincerà la Champions League. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, ragazzi, buonanotte.